ce moment, la France est très mobilisée et connaît un mouvement social exceptionnel qui dure depuis maintenant le début du mois de septembre. Sì, la Francia ha una fase di movimento eccezionale che dura oramai dall'inizio di settembre. Nous en sommes à la sixième journée nationale d'action, de grève et de manifestation. La plus importante d'entre elles a réuni jusqu'à 3,5 millions de manifestants. Siamo alla sesta giornata di mobilitazione nazionale tra scioperi generali e manifestazioni e la più importante di queste giornate di mobilitazione ha riunito 3,5 milioni di persone che si sono mobilitate, che sono scese in piazza. E il y a à nouveau deux journées nationales d'action prévues dans les jours qui viennent. L'objectif de ce mouvement étant d'obtenir le retrait du projet gouvernemental sur qui organise la régression du droit à la retraite avec le recul du départ de l'âge légal à 62, 65, voire 67 ans. E ci sono altre due giornate di lotta che sono state programmate nelle prossime settimane. Il punto fondamentale del movimento di lotta è il rifiuto della proposta di riforma del sistema pensionistico che propone di mettere l'età per andare in pensione a 62 ma anche a 65 o addirittura più anni. Questo è il centro del movimento. Un ritorno insomma alla sinistra dopo l'elezione del presidente, sostanzialmente non appena si toccano i portafogli della gente, la gente si ricorda di essere di sinistra. Oui, je crois qu'il y a effectivement un réveil du peuple de gauche dans notre pays contre les politiques, contre le recul du droit à la retraite, mais plus globalement contre les politiques d'austérité du gouvernement qui ont été en plus amplifiées au plan européen pour essayer de faire payer la crise aux salariés. Sì, c'è una ripresa del popolo della sinistra e soprattutto una ripresa di mobilitazione popolare che rifiuta questa politica che vuol far pagare la crisi ai lavoratori. Lo slogan delle manifestazioni è: noi la vostra crisi non la vogliamo pagare noi, in sostanza. Non, mais il y a eu effectivement dans une ville française en particulier une grève très spectaculaire du ramassage des ordures ménagères à Marseille. Le problème a été beaucoup amplifié par le gouvernement pour essayer de créer un climat de difficultés pour les gens, un climat d'insécurité, alors qu'en fait le mouvement social est dans l'ensemble très très largement soutenu par l'opinion publique. Donc le gouvernement a essayé d'utiliser cette situation à Marseille pour mettre les populations contre les grèves. Mais en vérité, dans toutes les enquêtes d'opinion, il y a 70% des gens qui soutiennent les mouvements de grève et de manifestation. In realtà, lo sciopero degli spazzini è riferito alla questione dei rifiuti. C'è stato in una città sola, che è Marsiglia, uno sciopero molto mediatizzato e molto utilizzato dal governo per mettere la popolazione contro i lavoratori in lotta. In realtà questo non è riuscito e tutte le... I sondaggi danno che il 70% della popolazione francese sostiene il movimento di lotta. Quindi questa vicenda di Marsiglia è stata più che altro usata dal governo per dire: questi scioperi fanno casini, questi scioperi sono in realtà contro la popolazione, ma questa operazione non è riuscita. Il 16 ottobre la piazza chiedeva a gran voce uno sciopero generale. E loro malgrado, forse d'accordo, i vertici CGIL e FIOM, insomma, saranno costretti a fare i conti con queste richieste della base, anche perché è necessario. Cosa ne pensi? Ma intanto la FIOM l'ha già chiesto, anche la FIOM, lo sciopero generale. Io penso che sia assolutamente necessario. Considero drammatico il ritardo con cui ci si sta muovendo e la CGIL per adesso non ha detto nulla. Io spero che la CGIL nei prossimi giorni arrivi allo sciopero generale, perché il vero caso italiano oramai non è solo più dato da Berlusconi, ma dall'assenza di lotte generali di fronte a una situazione drammatica che sul piano sociale vede in altri paesi ben altre risposte. Penso alla Francia, ma penso alla Grecia o penso alla stessa Spagna, dove anche il sindacato socialista ha fatto lo sciopero generale contro il governo socialista. La situazione italiana è drammatica perché invece il livello della lotta è troppo basso, molto basso, e per questo servirebbe assolutamente lo sciopero generale. Grazie, grazie anche per la traduzione. Ciao.